Bentornati amici di OkeyWatch Italia. E voi vedete già lui e quindi direi di mettere già un bel like perché secondo me dobbiamo fare tipo la Genki slottata. Ho bisogno della vostra energia per poterlo battere perché mi sembra uno abbastanza tosto. Perché iniziamo da lui? Perché l'episodio precedente è finito con Koros. Cioè noi abbiamo appena sfidato Koros, che è fortissimo, e stiamo sfidando lui. C'è cioè, qualcosa che non mi torna, ma fa niente, dobbiamo farlo. Quindi direi di partire a tuono, like, follow, condividete questi video, questa playlist con tutti i vostri amici fan di Yokai perché abbiamo bisogno di supporto. Io credo di giocare con Toma adesso. Vabbè, lo scopriamo. Andiamo. Probabilmente con Nathan, che era. Io Gibagna lo devo già cambiare perché non mi ha dato la possibilità di cambiarlo. Ok. Prendiamo la light side. Dimmi che posso stunnarlo. Cioè, sta già facendo malissimo. No, ok, mi hai lisciato. Vai, picchia. Picchia, picchia. Ok. No, siamo a fondo stage. Lui è cattivo. Molto bene. Fammi usare Toma. Robonian. Robonian al posto di chi? Ok, no, allora. C'è disintegrati. A tutti quanti. Parte della storia. Molto bene. Io credo che sia arrivato il momento per trasformarsi, Toma. Perché sennò siamo morti. C'ha la mossa di Freezer lui. Com'è che si chiama? Ok. Ci trasformiamo. Era giunto il momento. Akala. Akala, Akala. Non so se dargli qualche colpetto così. E poi trasformarci in Akala. Ok, diamogli qualche colpo così. Ma non capisco perché siamo da soli. So che è bello Akala, però dato che è a tempo, dobbiamo cercare di fargli più danno possibile in questo modo. Questa c'ha la mossa così. Non gli leviamo niente, cioè gli leviamo pochissimo. Vabbè, caro il mio Don Polvoron, è arrivato il momento di disintegrarti con Akala. Bam! Vedete che ha tempo? Non gli stiamo levando niente. Ok, è quasi morto. La nostra tecnica ha funzionato. Aspetta che mi ricarico, c'erano le sfere di energia qua. Dove scappi? Zio, dove scappi? No, no, ci ha preso. Non morire. Dai che ti mancano tre sberle, ti dai una sveglia? Energia, energia. Boom! E che cosa stavi dicendo? E che cosa stavi dicendo? Eh? Eh? Mamma mia, mi si è fermato il cuore perché eravamo lì lì per lasciarci le penne un'altra volta. Ed è stata una bella battaglia, mi è piaciuto un sacco. L'abbiamo gestita bene, per fortuna. Perché Akala, cioè, è fortissimo, leva un botto di energia. Però è limitato. Cioè, va a tempo. Zio, ti sei preso le sberle, le scoppole dietro le orecchie. Te ne devi andare. E infatti, cos'è stato? Nanto! Ok.
Cos'è successo a Toma? Beh, vabbè, ma stanno tutti male in sto capitolo, ma dai. Io sto fuori di testa. Cosa stai dicendo? Ah, perché c'è una serpente? No! Non possiamo più trasformarci in Akala. Perché Akala se n'è andato. Impazzisco. Gli dobbiamo zappare la spada a lui. Non ho capito. Dai, cosa sta succedendo? Perché? Quindi adesso Toma non è più OP. Cosa dobbiamo fare? Vediamo un po'. Vediamo, ci sarà sicuramente un bel filmato perché no, niente. Non c'è niente. Dobbiamo andare di qua. Prima volta che ci fa andare da questa parte? Io quello lo voglio prendere. Ma non ci posso passare, chiaramente, perché devo farmi gli sbatti per prendere sto oggetto qua. Posso saltare? Ok. No, dobbiamo andare dall'altro lato. Dai, Nathan. Abbiamo trovato tutto questo per della musica. Ok, porta. Questa porta dove ci porta? No, ma è di. Non posso. Non ce l'ho di io. Forse, finalmente, dopo ore e ore, possiamo migliorare l'orologio. Signora, ci dà una mano a migliorare l'orologio? Per favore. Lei che ha uno sguardo così lungimirante. E proprio si vede, eh? Proprio sveglia, sveglia la signora. Dai, diamo gli orologi. Ma io non te lo posso dare l'orologio, è mio. Poi me lo scavalli. No, non te lo scavallo, no, non mi piace, è brutto. Io sono orologi di Louis Vuitton. Il tuo è un Casio, non mi piace. Ok. Ah no, dobbiamo fare giustamente delle cose per poter aumentare il livello dell'orologio. Chiaramente. Cosa, spero che ti dobbiamo acquistare solo qualcosa. Per favore. Diccelo. Dai. Sì, dai, ti facciamo sta missione. Va bene, va bene. Ti facciamo questo piacere. Solo perché ci migliora l'orologio. E ci dai una medaglia solo per questo, signora. Dove mi fai andare? Non può essere in questa zona, no. Deve essere dalla parte opposta del mondo. Va bene, va bene. Cioè, a fine gioco i personaggi avranno dei polpacci grandi come quelli di The Rock. Andiamo, va bene. E adesso? Ma sì, tutta la mappa ancora. Bellissimo. E probabilmente, dato che sono le 6, sarà una cosa che va fatta di giorno e non di sera o di pomeriggio tardo. Ma ci posso mettere la firma. È un dato di fatto, è un dato di fatto. Quindi sono sempre lì a parlare nel parchetto, avete visti? What? Guarda, guarda. Notte. Io ci scommetto. No, però non c'è scritto da prendere. Meno male che non abbiamo scommesso, sennò avrei perso. Ok, e adesso? Di là. Va bene. Cosa c'è di là? Mi sa che non ci siamo mai stati davvero. C'è la scuola. Cos'è che c'è là? C'è un museo. Che caspio c'è? Ah sì, c'era la scuola. Dove abbiamo fatto la prima... What? Non dirmi che dobbiamo risfidarlo per dimostrare quanto siamo spessi anche noi. Va bene, va bene. Cioè abbiamo iniziato a bomba il capitolo e lo finiamo non a bomba, perché se dobbiamo combattere contro Moji Peto Moji. Vai.
Sì, però non posso aumentare l'energia o la difesa degli yokai, no, dei personaggi, perché mi fa malissimo. Ok, almeno mi curo. Vabbè, hai fatto la furia zampettante nel nulla. Fai ridere, Gibanian. Questa è energia. Qui dobbiamo colpirlo da lontano perché ci tira delle sberle immense. Ti prego, Gibanian, fai qualcosa. Guarda che sberle mi tira. Ah, vabbè, ma posso usare Tuma. Trasformati, bravo, bravo, trasformati. Ok, bravo, che ti sei trasformato, bravo. Giusto per prenderti gli ultimi due schiaffi. Bravo, bravo, bravo. Adesso dobbiamo tornare indietro, spero ci sblocchi l'orologio. Ok, siamo troppo forti, siamo troppo forti, di cosa stiamo parlando? Però sei innamorato. Ma non c'era Natsume. E rimane lì sdraiato per terra. Poverino. Va bene, torniamo indietro. Ok. Ho sbagliato strada. Va bene. Abbiamo girato su noi stessi. Usciamo da qua. Ma vabbè. C'aveva anche questa parte. Frontali con una macchina, siamo morti. Vasca immensa? No, passiamo da sinistra, ok. C'è sta storia che per trovare la strada più veloce ogni volta devi guardare la mappa. Vabbè che io sono tardo e non me ne ricordo le strade. Però ormai dovrei conoscere la memoria. C'è tutto sto bordello per il D e lì c'è un S. Come cavolo si fa l'S? Spero che sia più veloce poi. Ma qualsiasi strada prendi tu esci da qua. Fantastico. No, 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 no. Le scale sono qua. Signora, per favore. E diamoci anche una mossa. Perché qua non c'è tempo da perdere. Ok? Allora, loro gliel'ha già dato. E a me? Oh, zia. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ok, salito di livello a loro due. A me mi ha dato Render. What? Questa non me l'aspettavo. Quindi posso usare le spade pure. Ah no, è nell'ogre le spade. Ok, vabbè, c'ho gli arc. Loro hanno trovato l'orologio più bello. Ok, finally abbiamo il nuovo grado di orologio. Il mio orologio più spesso, vale di più, costa di più. Oh, punti esperienza. Va bene, ragazzi. Io direi che anche per questo episodio può bastare perché abbiamo fatto un sacco di cose. Cioè, non sembra, ma abbiamo fatto. Siamo partiti a bomba sfidando quello là. E poi, vabbè, abbiamo sfidato il Moji Sanji. Per poter far salire di livello l'orologio e ci basta così. Quindi io vi saluto, lasciate un bel like e scrivetemi sempre nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo episodio, se vi aspettavate di più, se pensavate che fosse un pochettino più difficile o siamo noi troppo forti. Io direi la seconda. Quindi alla prossima, ragazzi, bella lì, ciao ciao.